Buongiorno, benvenuti a questa rassegna, un po' in ritardo oggi, domenica, mi dovete scusare, ma insomma è in una situazione un po' precaria, ma andiamo a vedere subito cosa c'è scritto sui giornali. Ovviamente oggi il tema fondamentale, come sempre questa settimana, non può che essere quello dell'Ilva. E sulla questione dell'Ilva ovviamente ci sono varie interpretazioni su quello che sta facendo il governo e varie interpretazioni politiche. L'attacco giudiziario è la cosa fondamentale, perché hanno denunciato gli amministratori di ArcelorMittal perché se ne stanno andando via e perché vogliono chiudere un altoforno. Non mi sembra di aver letto oggi sui giornali nessuna considerazione sul fatto che l'altoforno numero 2 che hanno intenzione di chiudere è esattamente l'altoforno numero 2 che i magistrati di Taranto vogliono chiudere se non sono fatte tutte le verifiche che si sarebbero dovute fare negli ultimi 4 anni. Allora siamo in questo incredibile paradosso che avremo un magistrato. Questa contraddizione, e questa contraddizione è la nota sul Corriere della Sera in cui dice: ragazzi, ma mettiamoci d'accordo, quell'altoforno bisogna chiuderlo per norma di legge. Nel frattempo, quali sono le ipotesi che stanno studiando al governo? Secondo i giornali, Messaggero e Corriere della Sera, ma non solo loro, l'ipotesi più probabile è quella di fare una società mista, cioè di far entrare all'interno del capitale dell'Ilva, mantenendo ArcelorMittal, qualche società pubblica, CDP e Fincantieri. Io però, prima di tutte queste società miste, vi consiglio di vedere, come spesso avviene sui giornali, non tanto gli articoli, ma le tabelle, quei grafici che vengono fatti che in un secondo vi fanno capire quello che succede. Beh, quello che succede in un'azienda, per esempio, come l'Ilva, che ogni giorno, secondo questi grafici che oggi vedete, perde 2 milioni di euro. 2 milioni di euro, il che vuol dire che su base mensile sono 60. Allora qualcuno potrà dire: ecco il motivo, non lo scudo penale per il quale gli indiani se ne vanno via. Però mi viene anche da dire, in maniera pragmatica, indiani o non indiani, secondo voi ci sarà qualcuno in Italia che questi 2 milioni al giorno, cioè 60 al mese, se li vuole portare a casa? E soprattutto questa idea che oggi leggo sui giornali del prestito ponte di 350 milioni, mal contati sono 5 mesi di vita dell'Ilva, e il prestito ponte, lo sappiamo, con Alitalia in realtà si tratta sempre solo di capitale. Arriva Di Maio e sapete qual è la soluzione che individua? Beh, insomma, trasciniamoli in tribunale. Può anche aver ragione lui, ma una volta che li hai trascinati in tribunale hai forse risolto il problema? C'è da considerare un'altra questione che secondo me è affascinante. In questa fabbrica, che è una fabbrica tremenda, perché le acciaierie sono fabbriche dove si muore purtroppo, dove c'è situazioni di disagio e di lavoro durissimo, ci sono 10.000 operai italiani. Ecco, alla faccia di questa idea un po', direi, cialtronesca, per cui al sud non si vuole lavorare, non ci sono più operai in Italia. Ci sono, il problema è che forse non c'è il lavoro. Un'altra questioncella che oggi c'è nei giornali e che vi voglio segnalare è che si accusa gli indiani di aver utilizzato le materie prime in maniera non chiara. Vi segnalo una cosa che in pochi oggi forse noteranno sui giornali, che per far arrivare i minerali che sono necessari a un altoforno ci sono degli approdi, cioè devono far arrivare gigantesche quantità di minerali. Uno dei due approdi è sequestrato. Da chi? Dallo stesso tribunale, che poi si arrabbia se gli indiani se ne vanno via e li vuole obbligare a tenere in piedi il famoso altoforno che loro stessi si vogliono chiudere. Direi che sull'Ilva ne parleremo ancora a lungo, così come del maltempo che ha in Italia flagellato Venezia, ma oggi sembra di essere scesi anche in altre parti della città, seconda d'Italia, della penisola. Seconda notizia dei giornali, c'era soltanto Fiorenza Sarzanini oggi sul Corriere della Sera. Ve la segnalo perché riguarda la ex ministra del Movimento 5 Stelle Trenta, ministro della difesa. Ecco, la signora Trenta, secondo quello che scrive la giornalista sul Corriere della Sera, si era fatta dare un alloggio di classe A, cioè molto ampio, a San Giovanni a Roma quando era ministro della difesa. Non ci trovo nulla di scandaloso, però dice la Sarzanini: dopo aver bollato il ministero della difesa, la Trenta si è tenuto l'appartamento, ma siccome non avrebbe potuto tenerselo perché non è più ministro della difesa, l'ha fatto assegnare a suo marito, che invece è un capitano dell'esercito. Allora sembra una storia più che a un rappresentante del Movimento 5 Stelle. Onestà, 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 sembra veramente una di quelle storie che rappresentavano la prima Repubblica, grazie alla quale poi il Movimento 5 Stelle, la casta e tutti loro sono nati. Voglio vedere nei prossimi giorni se e come il ministro della difesa si difenderà. A proposito di reazioni, il primo anno dalla nascita dei gilet gialli, oggi un po' tutti i giornali ricordano la nascita dei gilet gialli, soprattutto il loro pessimo anniversario di botte e incendi a Parigi, celebrata, si fa per dire, ieri.
lettera. Io direi che mi sono stupito di una piccola cosa che ho trovato sul Fatto. Pensate un po' voi, il candidato del centrosinistra in Calabria sarebbe Florindo Rubbettino. Io conosco bene, perché conosco bene la sua casa editrice, una delle poche che ha pubblicato Hayek, von Mises, i grandi liberali del passato. Si vuole candidare nel centrosinistra in Calabria, che non è esattamente, diciamo, il suo cup of tea se uno legge i suoi libri, ma la cosa più divertente ancora è che i dirigenti calabresi, in questo senso molto comprensibilmente, dicono: ma che ce fa Rubbettino con noi? Lo trovate in un pezzo del Fatto Quotidiano. Oggi vado di corsa, non ho molto tempo, e sull'Emilia Romagna l'Istituto Cattaneo, le prossime elezioni che pensano siano definitive, fa un'analisi molto chiara guardando i voti delle europee, e si vede con chiarezza che i voti delle europee vanno al centrodestra nella provincia e invece nei centri urbani vanno a Bonaccini e al centro-sinistra. Aspettate un po' voi, l'altro elemento del PD di cui volevo parlare erano le famose sardine, cioè la polemica fatta nei confronti, la grande manifestazione fatta a Piazza Maggiore a Bologna mentre Salvini era nel palazzetto dello sport, e le sardine oggi vengono trattate un po' da tutti i giornali. Vi segnalo Di Vico che dice PD in ginocchio, Del Vico scusatemi, sul giornale molto divertente, PD in ginocchio sempre con questi ragazzi perché sono alla ricerca di una soluzione, e Capezzone invece sulla Verità che ci dice la tragicommedia per cui la sinistra è sempre alla ricerca di un leader. Vi ricordate, a un certo punto c'era quello della provincia di Roma, no, scusami, della periferia di Roma, di Torre Maura, che diceva a quelli di Casa Pound che dovevano accogliere, insomma, oppure le madamine torinesi Protav, e dice Capezzone: è possibile che non riescano a trovare mai uno di loro e devono sempre trovare il terzo incomodo. Ultima questione che riguarda Prodi in farina, in grande forma, su Libero, perché pare che Prodi alla celebrazione, diciamo, dell'anniversario della scelta e la svolta di Occhetto del PC, beh, insomma, Prodi abbia detto: questa sinistra che si occupa più di gay che di operai è una sinistra destinata a morire. Allora, è una cosa politicamente scorrettissima, potete immaginarvi, però Farina gode come un riccio perché dice: possibile che questa cosa qui è passata sotto silenzio? Se l'avesse detta chiunque altro sarebbe stato impiccato da qualsiasi, diciamo, associazionismo, eccetera. Invece, per quanto riguarda Prodi, giusto o sbagliato che sia, la cosa è passata in sott'ordine, si potrebbe aggiungere al fatto che si occupano più degli immigrati, insomma, si potrebbero aggiungere tutte quelle battute che Prodi fa riguardo al PD, ma che spesso l'opposizione fa nei confronti della sinistra. Sole 24 ore di oggi, per una volta ogni tanto ne azzecca una, non tanto il Sole 24 ore, ma la sua pagina culturale della domenica, che è diventato una specie di inserto generalista, mentre era un grande, favoloso inserto liberale fino a pochi anni fa. Paolo Bricco, nell'apertura, è forse merito più del giornalista che dell'istituzione, ci racconta i grandi segreti di Mediobanca, quando Mediobanca obbligò gli Olivetti a vendere l'azienda agli americani della General Electric, tutti quanti i dossier segreti. Sul sito nicolaporro.it tutte le informazioni sulla giornata, e ovviamente domenica sera, come sempre, Quarta Repubblica. Ciao!